Ben ritrovati all'ultima puntata per la stagione 22-23 di Linea Bianconera, poi ci aggiorneremo, prossima stagione cercheremo di capire come orientarci anche per come seguire il Sansepolcro che, per quei pochi che non lo sapessero, ci ha dato l'enorme soddisfazione di tornare in D dopo 6 anni. E che dire, enorme soddisfazione, settimana scorsa abbiamo fatto una puntata dedicata anche al tifo bianco-nero ed è giusto che sia così, tra l'altro molto apprezzata e via web e anche con i normali media, quindi i normali mezzi di informazione. Questa sera che cosa faremo? Avevamo promesso anche di occuparci di quello che è il calcio femminile a Sansepolcro, che inizia ad avere già una bella tradizione, credo siano circa 10 anni che il borgo si cimenta nei vari campionati e questa sera ho il piacere di avere Jessica Quadroni, Buonasera a tutti. Sì. vice capitano del Calcia 5. Quanti gol hai fatto quest'anno? 25, con playoff compresi. 25 centri, mica male. Claudio Cherubini, che è il responsabile del, il referente, sbaglio se dico, del calcio femminile del borgo. Sì, all'interno della società ci siamo divisi un po' i compiti, io seguo l'area del calcio femminile. Allora, quella che vedete, poi toglieremo, era la terza poltrona, mi avevano detto due ragazze e un dirigente, invece solo Jessica e Claudio. E allora, Jessica, per diciamo cavalleria inizio con te. Grazie. Tu hai giocato a volley, me Sì, per lo ricordo. ben 27 anni. E poi, dato che non avevi nulla da fare, hai Ho detto: fatto che un figlio, faccio? poi mi sono data il calcio. Hai fatto un figlio e ti sei data Sì, il calcio per tornare in forma. Perché per tornare in forma e così fate per voi, tornare gentil donzelle. alla mia Senti, ho oh, vecchia passione. 25 gol, tanta roba, eh. Sì, dai, diciamo di sì. Senti, dai, lo riavvolgiamo il nastro di questa stagione. Sì, Hai voglia di far come no. due chiacchiere con noi? Ma certamente, Vai, siamo qui allora, apposta. parlami di questa splendida stagione del Calcio 5 del Borgo. Allora, devo dire che è un campionato che si è dimostrato complesso, lungo, pieno di tanti inghippi, diciamo, per noi del Calcio 5, perché abbiamo avuto un sacco di infortuni che un po' l'hanno compromesso. E poi, diciamo, il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi perché siamo riusciti a vincere il playoff. Siamo partiti a settembre con un gruppo ridotto di ragazze, poi piano piano si sono aggiunte, diciamo, delle ragazze qui della zona, un po' grazie anche al lavoro di Mister Bianchi che è sempre ben coinvolgente. E siamo partite benissimo le prime partite del campionato, infatti eravamo prime anche seconde con la fratta di Umbertide, e poi come ti dicevo prima per una serie insomma di vicissitudini ecco siamo scese fino al sesto posto che ti dico la verità non rappresentava proprio quello che avevamo espresso in campo. Niente, poi dopo ci siamo confrontate anche con i mister. E ci siamo messe a lavorare, veramente abbiamo lavorato tutto l'anno in maniera costante, però ci siamo messe giù, abbiamo visto un po' quello che erano gli errori o quello che si poteva fare meglio e siamo riuscite, insomma, a fare queste ultime due partite perfette. E vi hanno dato l'accesso ai playoff. Sì, allora l'ultima in casa con un pubblico veramente caloroso, l'abbiamo giocata molto bene e quella ha constatato il nostro sesto posto. Poi abbiamo giocato contro la quinta, appunto, la fratta Umbertide, proprio ad Umbertide, un palazzetto piccolo dove nel campionato regolamentare avevamo sempre perso. Invece abbiamo messo quel qualcosa in più e l'abbiamo riportata 5-2. Beh, che dire, Claudio, tu esordio per te nel Sansepolcro, non mi scrivere Vivi Altotevere perché è un esordio nel Sansepolcro per quanto riguarda il ruolo da dirigente, ti occupi di settore giovanile, cercherai di coordinare il tutto. Sì, io sono entrato in società un anno fa, in questa società che si chiama però, è la società sportiva, si chiama Vivi Altotevere, perché lo scopo di questa società è quello di promuovere lo sport,
Noi gestiamo il palazzetto e quindi cerchiamo di abbracciare un po' tutti gli sport. Ovviamente per il calcio siamo il Sansepolcro Calcio, quindi su questo hai perfettamente ragione. E io in particolare mi occupo del calcio femminile, cerco di coordinare questa bellissima realtà che è formata dal calcio a 5, dal calcio a 11 e da un piccolo settore giovanile di under 14. Al momento sono 8 ragazze ed è quello che vorremmo sviluppare nei prossimi anni. Ecco, un po' il mio obiettivo come dirigente non so se ci vorrà 2, 3, 5 anni, insomma, poi vedremo, però l'importante è far nascere il movimento del calcio giovanile, anche quello femminile, dai primi passi. Quindi tanto adesso ci sono queste ragazze under 14, ma se riusciamo anche ad iniziare proprio la scuola calcio sarebbe una bella cosa. In ogni caso il primo obiettivo è quello di allargare il numero. Tu però non sei del borgo. Bisogna vedere cosa si intende. I miei genitori sono di San Giustino, io sono nato a Sansepolcro. E vivi a? A Cospaia. No, perché c'hai una dialettica perfetta e sinceramente probabilmente a Cospaia questo è. No, non lo so. Ma no, io davvero ti faccio i complimenti perché io pensavo che tu fossi, che ne so, vicino a Firenze, cioè da quelle parti là, no. E invece sei proprio cittadino, Ho fatto l'università a Firenze, sono stato 5 anni a Milano, ma però sono stato sempre al borgo. Sì, da Sampuccio, dove sono nato, mi sono spostato a San Lazzaro, poi sono arrivato poi alla Dogana e poi a un certo punto ho sconfinato. Hai deciso di andare nella Repubblica di Cospaia. Sì, perché francamente, anche se sono cittadino di San Giustino e apprezzo anche molto la gestione del comune, almeno in questi 20 anni che abito lì, però io mi sento di Sansepolcro. Beh, tu sei borghese, ci mancherebbe altro. Senti, Jessica Quadroni o Quadroni Jessica, che dire, 25 anni di pallavolo, sì. Un figlio, sì. Mirko Torelli, che è il tuo compagno, è il libero del volley Borgo Sansepolcro. Secondo allenatore adesso. Adesso faceva il palleggiatore. Pensa te, io mi sono lasciato quando lui era uno dei perni del Nastro Secchi. Esatto. Me lo ricordo per dei campionati fantastici e gioca anche a beach volley, mi pare. Sì. Riuscite a vedervi? Poco. Bimbo o bimba? Bimbo. Bimbo anni? Enea, 3 anni. Gioca a pallavolo? No, però palla a livello motorio non ha problemi. Non ha problemi, ci mancherebbe altro. Senti, 25 anni di volley spesi tra Sansepolcro e Anghiari. Gli ultimi 3 anni li ho fatti in prima divisione ad Anghiari. Poi chiaramente, come si dice, decidi di rimetterti in e perché giochi a calcio? Fammi capire. Perché io sono la sorella di Michael Quadroni. Mamma mia, quanto è piccolo il mondo. E quindi, cioè davvero, ragazzi. Giocavamo insieme continuamente ed è lui che mi ha trasmesso questa... Gran bel giocatore Michael. Sì, giocavamo nel campino insieme, quindi non lo so, ma sempre... Ma siete coetanei più o meno? No, io sono più grande di 3 anni. Di lui? Sì, però... Costantemente con il pallone tra i piedi. Ci mancherebbe altro. Sì, ma come mai decidi di giocare? Ah, perché quando tu eri giovane chiaramente il calcio femminile non c'era. Non c'era e poi diciamo che non avevo la mamma troppo d'accordo. E quindi che farmi capire? Per non farla un po' arrabbiare, diciamo che... E te invece, perdonami, senti, cioè perché una mamma decide quel che deve fare la figlia? No, non ha deciso, diciamo che... Poi io avevo creato comunque un gruppo con le mie amiche, coetanee, quindi l'obiettivo era arrivare in Serie D, giocare in Serie D a Sansepolcro con la prima squadra femminile e quindi tu sei anche quello, tu sei di Anghiari?
No, io ho abitato a Santa Fiora per tanti anni, Ah, però sono quindi di diciamo Pazzi. nella terra di mezzo. La terra di mezzo, sì. Senti, Claudio, beh, 25 anni fa il calcio femminile, Panico e l'allenatrice, io non voglio, sono onesto, dai, non lo amo particolarmente, perché secondo me è uno sport da maschietti, no? Guarda, io sono onesto, lo dico, però vedo il mio babbo che si è appassionato al calcio femminile e allora qualche volta io gli dico, babbo, scusami, tutto ok? Assolutamente sì, lì c'è tanta tecnica nel calcio dei maschi, no? Che vuol dire, Claudio? Ma Cioè lì davvero innanzitutto c'è ancora la tecnica che c'era negli anni 80 nel calcio dei maschi, dove se eri bravo anche a 16 anni esordivi, se non eri bravo, no? Perché io ho visto un paio di partite del mondiale, devo essere onesto. Beh, tanta roba, eh. Tanta, tanta roba. E so che nei paesi anglosassoni è uno sport che tira tantissimo. Questo non lo Come mai tutta so, sta tecnica e nei no. maschietti invece è solo la forza fisica che fa la differenza? Posso avanzare delle ipotesi, Avanza non dell'ipotesi. lo so, nel senso che sotto certi aspetti occorrerebbe un sociologo, sotto altri qualcuno che ne sappia più di me di calcio. Innanzitutto io direi che bisogna finirla, diciamo così, insomma. Non bisogna stare a distinguere cos'è una cosa da femmine e cos'è una cosa da maschi. Quindi è una distinzione che spero che piano piano, anche con la promozione del calcio femminile, si vada a superare questi concetti che non sono più adeguati a un mondo, direi civile, oserei, oltre che a un No, al mondo borgo si dice sei moderno. un bigotto. Allora Sì. io, no, ma lo sai perché? Io sono un romantico, no? Io credo che arrivati ad un certo punto, ste ragazze, qualcosina ci dovranno pur lasciare, no? Cioè, e In che almeno senso? lasciateci il calcio. No, Jessica, faccio la battuta. E condividiamo il almeno calcio. lasciateci il calcio. È nostro, punto. No. Ma no, come è giusto che ci Chiaramente sto scherzando, cioè, che la ci sto mettendo siano sullo ragazzi che scherzo, fanno il merletto a Sansepolcro, so che ce eh. Ah n'era uno o sì? due. Sì, come ci sono l'anno scorso al concorso del merletto ha vinto un ragazzo lombardo, mi sembra, insomma, ha vinto lui il primo premio. Quindi non ha più senso questa distinzione. Poi magari è vero che la struttura fisica è diversa e quindi i maschi la possono mettere di più sul piano fisico. Certo è che se un giocatore ha i piedi buoni, è un campione. C'è ancora spazio nel calcio dei maschi e delle femmine, perché io, ripeto, ho avuto modo di vedere qualche partita, davvero tanta, tanta roba, eh? C'è ancora spazio per la creatività, per essere un po' estroversi, fuori dalle righe, il classico 10, George Best per essere tanto legato, Cruyff, Maradona, cioè. Oppure oramai siamo legati a degli schemi, quelli sono anche nel calcio femminile e anche nel calcio 5, perché tutto è schematizzato e non c'è più spazio per l'estro. Guarda, io ti dico per esperienza Te personale, che fai il goleador, cioè a davvero, cioè. me piaceva un po' giocare individualmente, nel senso avere qualche spunto Il classico personale. 10, insomma. Esatto, io sono il numero 10, poi tra Ah, l'altro, però. sì. E, però il mio allenatore mi brontola sempre. Certo, Non legato. fare i giochetti, quando sei davanti, insomma, non fare da sola, scaricala sempre dietro. Quindi secondo me siamo un po' legati alla tattica. Senti Claudio, perché Sansepolcro decide di puntare tanto su queste ragazze? Perché, allora, guarda, calcio 11 e calcio 5, settore giovanile che inizierà a formare giovani ragazze che poi verranno inserite nell'11 di prima squadra, cioè un impegno enorme, ragazzi, Sì. cioè, ed è l'unica società del nostro territorio che lo fa. Perché si decide addirittura di creare all'interno di questa struttura anche uno staff di dirigenti che
che seguirà solo il settore femminile. Un po' è collegato al discorso di prima, è un completamento del calcio, nel senso che c'è anche la componente femminile. Poi è vero che tutta la federazione punta a questo, vuole che noi ci indirizziamo verso il calcio femminile, però secondo me è importante proprio perché chiude il cerchio, perché il calcio non è soltanto qualcosa che riguarda i maschi, e Sansepolcro è un esempio perché molte squadre facevano soltanto la prima squadra. Sansepolcro ha sempre puntato sul settore giovanile, e quello 30 anni fa era, 20 anni fa era il completamento della prima squadra. Oggi il passo ulteriore è completarsi con il calcio femminile. Senti, Jessica, non ti chiedo l'età, perché siamo in fascia protetta, quindi non lo possiamo dire. Ma come si trovano gli stimoli per cercare di continuare a fare sport e soprattutto a cambiare sport? Cioè proprio l'amore, la passione, perché sennò il dire guarda, io comunque senza questo non mi sento realizzata, perché arrivata ad un certo punto dopo 25 anni di sport, io l'ho vissuto sulla mia pelle a stacchi la spina, perché non ne puoi davvero più, perché i sabati, le domeniche, gli allenamenti, cioè cerchi di avere una dimensione differente. Poi ho fatto altri 10 anni di Valtiberina 10 e sono stati devastanti perché mi sono distrutto le caviglie, cosa che non ho fatto nei 20 anni precedenti. Però perché si decide di continuare? Cioè, chi nasce sportivo poi alla fine non può farne a meno. Allora, guarda, io lo faccio anche per professione, perché insegno scienze motorie alla scuola media di Sansepolcro, quindi per me lo sport è pane quotidiano. Gli stimoli si trovano nel rendersi conto a un certo punto che quello sport non ti dà più qualcosa, perché io nel passaggio, un piccolo passaggio ce l'ho avuto nel beach volley, che è completamente diverso, perché nel beach volley comunque si gioca in due, c'è una stanchezza mentale e fisica importante, ma non c'è il gruppo. Quindi io mi sono sentita mancare qualcosa e l'ho ritrovato nel calcio, perché comunque è vero sì, che ci sono gli stimoli nell'affrontare la partita, ma lo stimolo anche nell'andare all'allenamento viene proprio dal gruppo. E ho trovato un gruppo di persone veramente belle con cui abbiamo condiviso tutto, gioie e dolori, quindi mi mancava quello. Ti mancava lo spirito di gruppo? Sì. Il fare squadra, l'aiutarsi a vicenda? Sì. Tu non avresti mai giocato a tennis, quindi cioè, non è uno sport che ti piace? A me lo sport piace tutto, però lo guardo più volentieri piuttosto che farlo. Senti Claudio, è il primo anno? Sì, 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 io non ho esperienza calcistica. E come mai ti avvicini al calcio e al calcio femminile? Chi ti ha chiamato? No, vabbè, al calcio... Tu hai giocato a calcio? No. Cioè, in parrocchia sì, ma a livello amatoriale no, figuriamoci insomma dilettantistico più su. No, io come tanti ragazzi ho giocato a calcio con gli amici, ma io seguivo il Sansepolcro e ho seguito il Sansepolcro dei tempi d'oro, quello che poi ha portato alla C2 a quei tempi. Ah beh, no? Beh, tu mi parli di Falasconi, di... Gente, cioè negli anni di 80. Di Capitan Chiasserini. Sì, certo. Quel gruppo lì. E dopo, vabbè, mi sono un po' allontanato perché sono andato all'università, insomma. E quando sono tornato mi sono riavvicinato grazie ai figli che giocavano a calcio. E lì ho ricominciato anche a essere un po' sponsor, piano piano. E soprattutto questo progetto che segue la società adesso è quello che mi ha coinvolto, perché magari mi era già stato chiesto, no? Viene a darci una mano, poi come tutti anch'io ho 10.000 cose da fare, 10.000 passioni,
Però il progetto che mi è stato presentato l'anno scorso, che mirava alla promozione del settore giovanile, a rimettere in piedi un settore giovanile forte come era 15 anni fa, quando ci giocavano i miei figlioli, e soprattutto uno che un altro poi ha smesso quasi subito, Mi togli una curiosità, tu non ti aveva. occupi Io ho una piccola azienda di famiglia, facciamo stampaggio di materie plastiche, la Metal Plast. E Ho niente, capito, insomma. sì. E Diciamo quindi, insomma. è al confine tra Umbria e Toscana, se non erro. Sì, la fabbrica è nata lì alla casa cantoniera della Dogana, poi adesso ci siamo trasferiti per motivi di spazio alla zona industriale Alto Mare, quindi siamo lì. E quindi la prima sponsorizzazione è stata al torneo giovanile che c'era ad aprile, no? Poi piano piano è conosciuto l'ambiente, ma soprattutto questo gruppo dirigente che esce adesso. Ma coinvolto in questo progetto che ancora dovrà essere molto sviluppato nel promuovere il calcio a livello dei giovani, non soltanto dal punto di vista tecnico, quello ci pensa il settore tecnico, ci penseranno gli allenatori, ma proprio dal punto di vista culturale, far crescere una certa mentalità, che è la stessa cosa poi da fare anche nel calcio femminile. Queste ragazze che hanno vinto, possiamo dire, anche quelle del calcio a 11, il loro campionato, perché il calcio a 11 si è trovato un girone difficilissimo in quanto c'era il Perugia, la squadra che non ha perso una partita, che ha preso i gol soltanto dalle nostre ragazze, quindi questo deve far riflettere. Quindi ci sono questi due gruppi molto affiatati, molto entusiasti, che ci danno tanto soddisfazione anche a livello di comportamento. All'interno di questi gruppi deve ancora crescere proprio la mentalità del calcio, delle calciatrici, l'essere squadra, appartenere a una società, e quindi tutta una serie di comportamenti dal punto di vista educativo, dal punto di vista alimentare, della costanza degli allenamenti, disciplina in questo senso, no? Ecco, tutte queste cose qui è il progetto che vorremmo realizzare noi come società. Avevamo due obiettivi, ovvio, anche prima che arrivassi io, che era quello di riconquistare la Serie D, perché quello è il campionato che spetta al Sansepolcro, e poi quello di promuovere il calcio giovanile. Quest'anno ci siamo trovati nella situazione, a un certo punto, di dire: oddio, forse vinciamo il campionato e abbiamo un po' più trascurato l'aspetto del settore giovanile. Ecco, il prossimo anno, grazie anche al fatto che la federazione chiede di impiegare più sottoquota, a maggior ragione dobbiamo promuovere il calcio giovanile e seguire questo obiettivo. Diciamo che anche con il ritorno di Maurizio Falcinelli si certifica che il Sansepolcro torni ad investire pesantemente nel settore giovanile, perché non dimentichiamoci che nei momenti, diciamo, importanti il Borgo ha fatto risultati di altissimo livello inserendo 8 undicesimi della rosa dei titolari che provenivano dal settore giovanile. E io che ho la mente storica, cioè io mi ricordo i vari anni del Borgo, non sto qui a snocciolare i nomi, ma se il Borgo è riuscito a rimanere per oltre 20 anni in D, questo lo dobbiamo anche al fatto che il settore giovanile sfornava ogni anno talenti di altissimo livello. Detto ciò, credo che una società di D abbia giustamente l'obbligo, non dico morale, proprio l'obbligo di iniziare a portare avanti anche quello che è un percorso per il calcio femminile, perché adesso a parte le battute, no? Lo avrete capito che stavo scherzando, quello che conta che cos'è? Dato che sempre più ragazze si stanno avvicinando al calcio femminile. Dato che ho notato proprio ieri l'altro che nella
PS5, c'è anche FIFA 23 e c'è la parte dedicata alle ragazze, me lo diceva mio figlio, ho detto beh, alla fine allora chiaramente è, no? Qualcosa di consolidato. E torno a riavvolgere il nastro, cioè il borgo è partito tanti anni fa, vennero da me le ragazze che giocavano in C e già 5-6 anni fa il borgo decise di investire nel settore femminile. Ora io non so quante ragazze sono all'interno del settore giovanile, magari me lo puoi dire te Claudio, se più o meno hai contezza, sono quante? Circa una quarantina. Cioè, ti rendi conto? Cioè 40 ragazze che vogliono giocare a calcio. L'anno scorso non so chi venne da noi, di là, ricontrollerò, mi disse, ma lo sai qual è stata la difficoltà più grande? Il mio babbo, che è stato calciatore, non voleva che io giocassi a calcio e ora è stata convocata in nazionale, under, non so chi, sai di chi parlo? Adesso la Martina Goretti. La Goretti mi disse, dillo al tuo babbo, no? Cioè, e vedevo nella Martina, grazie Jessica, una passione per questo sport, che neanche, cioè io... Quindi chi si approccia al calcio femminile lo fa convinta di quello che fa, perché l'offerta nelle ragazze è molto più ampia di quello che avevamo noi. Cioè noi avevamo fondamentalmente tre tipi di offerta. La prima era quella di giocare a calcio, la seconda era quella di giocare a volley, ma se eri basso non giocare a volley. La terza era quella di non fare nulla, perché il basket a quei tempi, ai miei tempi non c'era, quindi capisci che tutti lì nel calcio, no? Invece sto vedendo che molte ragazze vogliono giocare a calcio. Sì. E perché? O fate altro, no, Jessica? Lasciatecelo sto rettangolo verde tutto per noi. Hai ragione. Sei andata a vedere qualche partita del calcio femminile di Serie A? Dovresti andare, No, purtroppo l'anno scorso... La vedi in TV qualche volta? Sì, qualche volta, il sabato pomeriggio mi sembra che c'era qualche partita, ho visto la Juventus, ho visto la Roma, che mi piace molto come gioco. La Carolina Morace era il nome che mi ero dimenticato, è stata credo la... Beh, io invece ho avuto modo di apprezzare anche il talento di alcune ragazze che sinceramente davvero... Fino ad una certa età poi so che giocano insieme ai ragazzini, no? Sì, fino a 12 anni mi sembra, 10-11 anni. E io guardo, ho fatto un servizio a Lama, qui vicino, a ottobre di questo anno, e poi ne feci uno a San Giustino. Vedevo, io credevo fosse un bambino, perché poi fino ad una certa età non, no? Aveva 8-9 anni che... Dico, ma questa è forte, tanta roba, eh? Hai detto una ragazzina, no. E tu a 8 anni, cioè davvero Claudio metteva in difficoltà. Ma lo sai perché? Perché voleva dimostrare ai suoi coetanei che era più forte. Quindi lo stimolo qual è? Il voler far meglio degli altri, nel calcio conta, nello sport conta. Sì. E dico, però se tuo figlio fa... Come si chiama quello sport che mi dicevi te? No, quello... No, il Merlino. Non è uno sport. Saresti contenta se tuo figlio ti dice mamma guarda voglio fare il Merlino, a tombolo, wow, ho deciso, vado lì, lì a San Sepolcro, mi voglio iscrivere. Nel nord Europa è normale fare la maglia. No, siamo in Italia. Cioè, allora dimmi, Jessica, dovremmo un pochino evolverci. No, la mamma deve... T'arriva tuo figlio un giorno, no? Si mette a tavola con te, con il Torelli, e ti dice mamma guarda ho deciso quello che voglio fare da grande. Tu, ah finalmente, voglio fare il Merletta tombo. Parla con il babbo. No, scherzo, io comunque... Va bene, facciamogli fare il Merletta. Penso che la sua felicità è la mia felicità, quindi... Guarda che... la telecamera. Per sicuro, quello che vorrà fare sarà libero di fare. No, sto facendo delle battute, ma lo sai perché faccio questo? Perché io secondo me... Poi alla fine, se facciamo un 8 contro 8 di 8 anni, ho difficoltà a capire fra uomini e donne chi vince, capito? Per quel che ho visto io di persona. Ci sono delle ragazzine di pari età, cioè veramente, è una cosa impressionante. E c'è tanta tecnica, Claudio. Sì, ma... Nelle ragazze c'è tanta tecnica, nei ragazzini invece purtroppo un po' meno.
sono molto più lascivi, capito? Invece le ragazze sono molte più attente ai dettagli, che quello che fino ad una certa età fa la differenza. Poi chiaramente il fisico credo che prenda il sopravvento, no? Sbaglio? Probabilmente, anche perché per le ragazze è una scelta più consapevole. E i maschietti magari vanno alla scuola calcio perché ci vanno tutti, perché ci va l'amico, ci va il fratello. E forse anche Jessica si è data il calcio perché sì. C'era Michael, no? Sì, sì. Ma quindi gli ha insegnato te a Michael a giocare, perché era più grande. Perché Michael giocava a calcio e lei andava con Michael a giocare a calcio. Sì, cioè. Esatto. No. Poi Michael ha fatto comunque un percorso importante, sì, no? Assolutamente. Cioè, lo ricordiamo, cioè, dire, non questo. È mai venuto da noi, ma Michael ha fatto un percorso importante a livello calcistico. Sì, sì, ma anche a livello di calciatore, di giocatore, di calciatore. Cioè lui quest'anno è stato uno degli uomini squadra e questo è importante in un gruppo. Quindi il suo ruolo non è solo quello in campo, ma anche quello negli spogliatoi. Il calcio ha tanti aspetti, no? L'importanza del gioco di squadra che diceva anche Jessica è proprio qui, fa la differenza. Senti Jessica, quando hai capito che tuo fratello aveva i numeri? Non lo sai perché ti faccio questa domanda? Perché arriva ad un certo punto che vedi quello lo può fare. Quando hai capito che Michael era davvero impostato per fare qualcosa di importante nel calcio? Allora, io l'ho visto già da piccolino, perché veramente era una trottola, cioè faceva la differenza, era il ragazzino il più piccolo, però non gli si toglieva la palla dai piedi e secondo me aveva talento già a 7-8 anni. E dopo il problema suo è stato un po' la crescita fisica che non arrivava e quindi un po' questo l'ha penalizzato, però con Falcinelli secondo me ha fatto proprio quella svolta che dicevi tu, perché con la vittoria del campionato lui è un 89, quindi sì. Credo che vada per i 35, no? 34 sì. Sì, in un ruolo anche, cioè perché sono dei ruoli, Claudio, dove c'è abbondanza e quello di Michael comunque un ruolo dove c'era abbondanza, sì. E lì conta davvero la fisicità, perché sì. Quella fascia è dura, mentre invece parlavo con Mariotti 2 settimane fa, fisicamente me lo ricordo un po' tuo fratello, anche se Mariotti è molto esplosivo, soprattutto, no? ha un cambio di passo nei primi 20 metri che è difficile da contenere. Per lui davvero fa parte di un altro calcio. Tuo fratello probabilmente fa parte di un calcio, sì, c'era fisicità, ma non come ora. Ho avuto modo di apprezzarlo per qualche partita, infortuni a parte, perché poi ci può stare, beh, sinceramente si vede che lì ancora tanta tecnica di base c'era. Sì. Oggi sono giocatori totalmente differenti. Ne parlavo con Petrelli e gli dicevo: voi proprio siete di un'altra generazione, cioè il vostro calcio è un calcio diverso, cioè tu usi la testa, altri usano il fisico e grazie anche a loro che nelle ultime partite, quando il Borgo sembrava davvero arrivato, no, alla fine, il serbatoio probabilmente, gente come tuo fratello, come Petrelli, come Croce, come e Susi, come Riccardo Valori hanno fatto la differenza, cioè vedevi che comunque bastava un'occhiata, una battuta e tutto, no? Gli allenatori in campo. Sì. E l'ultimo anno di tuo fratello, glielo volevo chiedere ma non... Allora lui è molto indeciso per il discorso lavorativo. Sì, lo so, e lui perché... chiaramente il lavoro lo impegna e la D chiaramente... diventa un problema. Penso proprio di no, però ancora non ti faccio una battuta. Sono sua sorella, e ti non dico, me l'ha detto. Ma fammi capire, perché ad Anghiari chiaramente qualcuno di questi ragazzi potrebbe tornare. Si vede chiudere la carriera tuo fratello ad Anghiari? Non si espone con me.
mi ha parlato di alcune chiamate, io ho provato a parlare Senti, anche guarda, con... oggi c'è anche il mister del Borgo va a Città dei Castelli. Sì, l'ho detto oggi. Tu mi insegni che dietro questo chi ha fatto vincere il campionato ad un allenatore potrebbe esserci una chiusura di carriera in Perché quel no? di casa, eh? Perché no? Con questo mister so che si è trovato bene, quindi chi lo sa. Senti Claudio, lo sai che non ho capito per quale motivo ci sia stato un reset totale al Borgo? Davvero non l'ho capito, perché... Allora, guarda, io gli dissi a Giovanni Guerri, ma era una mia battuta, allora era una mia forzatura in quel caso, guarda Giovanni, di solito l'errore che si fa è quello della riconoscenza. Lui da uomo di calcio ha capito, cioè di solito l'errore che fa una società è quella di dare un altro anno perché tu sei riuscito a conquistarti un obiettivo. Quello non è fare calcio. Probabilmente questo gruppo ha chiuso un ciclo. In D molti di loro difficilmente potranno, non dico giocare, perché tipo Quadroni, Pedrelli, qualche gara la può fare, ma già allenarsi alle tre ti cambia un po' il mondo. Con Armilleri a Città di Castello, in eccellenza, ci potrebbe essere spazio per alcuni di loro e magari chissà. Questo... avete parlato, io so che vi siete visti e avete più o meno impostato tutto, no? A livello di società. Detto ciò, Croce, Quadroni, Pedrelli, con un Città di Castello in eccellenza, con un Trestina in eccellenza, capisci che... Allora, i lavori sono in corso. Il nostro direttore generale, cioè Giovanni Guerri, ha la delega dalla società per, carta bianca lui, sì, eh? Per gestire queste cose. Ovviamente ci tiene aggiornati a ogni mossa, e quindi ci può stare che le cose si muovano in questo modo. La società ha ritenuto che sia il direttore sportivo Monni sia Armillei potevano avere maggiori opportunità se non rimanevano a Sansepolcro, e concordemente è stata scelta questa strada. E credo che sia di maggior soddisfazione proprio per Armillei un campionato da riconquistare, no? Rispetto a uno che ha già vinto. E poi rimane il fatto che il primo obiettivo è quello di promuovere i giovani, quindi anche l'ottica dei giocatori storici, diciamo così, delle colonne che, come citavi te, ci hanno portato al successo, ci sta anche che possano essere rinnovati con degli accordi per creare un'ossatura, una spina dorsale. Poi dobbiamo comunque farcirla di tanti giovani, questa nuova squadra. Guarda, io sono convinto che, perché più o meno, questo mi è stato detto, lo dico in camera caritatis, ma tanto al Borgo lo sanno che io ho le mie veline, i miei punti di riferimento in società. So che a dicembre, quando avete fatto, sei libero di non rispondere, anzi non rispondere, perché questa è una cosa, mi prendo la responsabilità. A domanda di un noto dirigente, uno dei più importanti, fu chiesto perché Riccardo Valori. Il dirigente ha risposto: noi vogliamo andare in Serie D, non ci possiamo permettere un altro anno di eccellenza, non come società, come settore giovanile. Perché noi in questi 4 anni abbiamo perso tanto e troppo. Il Borgo nasce con lo spirito di far crescere i propri giovani per poi proiettarli in prima squadra, per noi sarebbe difficile gestire un altro anno di eccellenza. Ti dico anche che se non ce la facciamo chiederemo ufficialmente di essere ripescati. Questo
il quadro è questo, no? Ora il discorso qual è? E io feci una domanda, dico, quindi tornerà Maurizio Falcinelli? E mi fu spiegato, sì, perché per far ripartire il settore giovanile serve Maurizio Falcinelli. Quello che poi però non ho davvero capito è questo, come fare dopo 5 anni di eccellenza a tornare ad essere davvero punto di riferimento, perché il 23-24 per voi sarà difficile, perché non avete, credo, correggimi se sbaglio, giovani da poter spendere e che facciano la differenza, cosa che avevate prima quando avevate fatto i 20 campionati di D. Su questo, caro Claudio, credo si giocherà il futuro del Sansepolcro. Questa è la sfida. Questa è la riflessione che faccio da tifoso del Borgo. Ci sono 2 o 3 elementi, ma non sono pronti assolutamente. No, questo farlo. Comunque è una riflessione condivisibile, credo anche corretta, come è corretto il fatto che quando arrivò Valori avevamo intravisto l'opportunità di vincere il campionato, perché stavamo giocando bene e stavamo vincendo. Ci eravamo dati in verità anche un altro anno per raggiungere la Serie D, poi però dice ora le cose si mettono bene e quindi i Valori si inserì in quel discorso lì. Per il futuro vedremo un po' di compensare con i nostri giovani, magari anche con altri giovani locali che vogliono fare l'esperienza col Sansepolcro. Senti, Jessica, lo chiedo a te, che oramai sei all'interno del calcio e quindi, no? Credi che in futuro, con un Borgo stabilmente in Serie D, con un Borgo che, perché no, se ci sta il Gubbio, perché non ci può stare il Borgo in Lega Pro, no? Sempre più ragazze chiedano di venire a giocare nel calcio femminile. Perché me sì. Guarda, ti dico che il volley sta passando un momento di difficoltà dalle nostre parti e non tutte possono far danza. Esatto. Con il calcio femminile che sta prendendo sempre più piede, credo che il Borgo potrebbe ritrovarsi nel giro di un paio di anni o tre ad arrivare vicino a quota 100. Speriamo. Io, ti ripeto, lavorando anche nelle scuole, sto cercando di far capire alle ragazze che il calcio può essere una seconda possibilità per una ragazza appunto che non ha, diciamo, come stile anche di vita, quello di ballare, perché anch'io ho sempre optato per gli sport dove c'era la palla, insomma, perché il ballo proprio non faceva per me. Quindi c'è neanche lo scorpione? Poco. Io il sabato sera dovevo andare a giocare con la Serie D a pallavolo, quindi non ci andavo a ballare. Ma non mi dispiaceva assolutamente. Quindi. Mamma mia, che tristezza. E quindi penso che per le ragazze possa essere veramente una seconda possibilità, perché sì, la pallavolo sta sicuramente affrontando un po', diciamo, il declino, no? Però è anche vero che se non vanno appunto a danza o a basket, l'alternativa di solito è sempre stata la pallavolo, perché io ho anche allenato, quindi te lo dico proprio per esperienza personale. E il calcio non era mai valutabile, diciamo, per una ragazza. Invece io lo dico anche alle mie ragazzine di provare. Ho fatto anche un torneo femminile di calcetto sabato mattina e si sono divertite tantissimo e mi hanno anche ringraziato perché hanno scoperto qualcosa di nuovo. Quindi secondo me ce la faremo. Mamma mia. Sta facendo concorrenza al volley, che è stato, diciamo, no, lo sport di riferimento della Jessica fino a qualche anno fa, ma è così, No. Per dire, mi sto dando al curling, quindi. Senti Claudio, che obiettivi avete? C, adesso giocate in C? No. Che fai, la prima squadra
femminile fa la... l'eccellenza. L'eccellenza. Sì. Fa l'eccellenza. Aiutami. Sì, sì, sì. Quindi, come funziona nei campionati? Quindi c'è... non so tanto bravo in l'eccellenza, questo. L'eccellenza, per il calcio... La C. Per il... Eccellenza e C. C'è subito la C. E sì, questo è il problema. Dove gioca l'Arezzo? Martina Goretti, cioè, a Orvieto. Penso anche l'Arezzo, sì. Sì, l'Arezzo in C. Sì. Che serve al Borgo per arrivare ad aggredire il campionato di eccellenza e andare in C? Gli sponsor che paghino le trasferte, bisogna essere molto prosaici, perché soprattutto con i tifosi. C, che tipo di trasferte ci sono? E Umbro, ora, il calcio a 5 non lo so, il calcio a 11 praticamente ci sono tre gironi, il sud, il centro-est e il centro-ovest. Di maschietti. Quindi capisci, organizzare una trasferta verso Trieste o verso Torino, mancano gli sponsor, o al sud è oneroso anche per il Perugia, non solo per il Sansepolcro. Io sono vicino al termine di questa trasmissione, Jessica, senti, qual è l'obiettivo di Jessica Quadroni per la prossima stagione? L'obiettivo è sicuramente fare bene in eccellenza, che è il campionato che ci aspetta. Parli del calcio 5. Calcio 5, sì. E l'età non me lo permette più, se no per il mio spirito farei anche il calcio a 11. Senti, guarda, non ti offendo perché cioè, l'età non me lo permette. È il figlio piccolo, gli impegni diciamo a scuola, che diciamo cose. Che la vita, la vita non te lo permette perché l'età, dai, non te la chiedo, ma... E hai dei rimpianti, torneresti? Se tu torni, riavvolgiamo no, il nastro, 20 no. anni fa ti trovi di fronte ad una scelta, calcio o volley? Probabilmente andrei a fare quel provino a Terni con la scuola che non l'ho fatto. Nel provino calcio. Di? Calcio. Perché tua mamma non voleva. Povera Brunella, no, non è solo colpa. Senti, Claudio, invece, tu hai due figli che hanno giocato a calcio? No, soltanto uno. Se vuoi ti racconto un aneddoto che sì. rappresenta la filosofia che io personalmente, ma tutta la società vuole perseguire. Mio figlio nell'allievi si trovava malissimo, giocava poco, voleva smettere, cattivo rapporto con l'allenatore. E l'anno dopo nella juniores giocava meno ed era felice perché c'era Maurizio Falcinelli, no? E questo è il detto modo anche, di fare calcio che vogliamo fare. Ecco, volevo ringraziare gli allenatori Riccardo Bianchi, Marco Galli del calcio a 5, ma anche le due mister del calcio a 11, la Silvia Munnicchi e la Maria Pia San Marco. Insomma, sono stati loro a guidare questi gruppi, queste ragazze al successo. Bene. Io mi auguro che nella prossima stagione, tra i maschietti, ci si possa infilare una femminuccia, no? Così almeno cerchiamo di dare il quadro completo di quello che è oramai lo sport che tutti amiamo nel 2023, cioè non è più uno sport di maschietti, ci hanno scippato anche ti abbiamo convinto il calcio, sì. No, a me no, sinceramente, no. Però anche perché ti dico che io non laverò mai i piatti in vita mia e non darò mai l'aspirapolvere in vita mia e voi non avreste mai dovuto giocare a calcio. Però, tant'è, nel 2023 tutto cambia. Ed è giusto che sia così, sto scherzando perché sennò dopo... Allora, grazie di nuovo a Jessica Quadroni, grazie a Claudio Cherubini, complimenti, no, davvero complimenti, perché fare sport e fare calcio come lo sta facendo il Borgo è un orgoglio. L'ho detto anche ai ragazzi, agli Ultras, che davvero mi hanno riempito il cuore perché mi hanno fatto riavvolgere il nastro e mi hanno ricordato quando io tifavo per i miei beniamini, parlo di volley, perché io ero nella fossa dei Leoni, nei Ultras dell'allora Simo Città di Castello Pallavolo, e per noi era un modo di condividere una passione, lo facevamo 365 giorni l'anno. E rivedere tanti ragazzi per il corso,
cioè, veramente mi ha aperto il cuore e ho capito che anche i residenti del centro storico qualche volta un po' di casino lo apprezzano pure, perché erano fuori tutti insieme a dire forza Borgo. E questa è la grande vittoria del Borgo, essere riuscita a riportare al Borgo tanti tifosi e ad avere davvero la passione per la maglia che portano. Lo sai quando noi giocavamo a Città di Castello Claudio qual era la nostra aspirazione? Poter mettere e sformare le scarpe di chi giocava in prima squadra ed essere chiamati un giorno, chissà, a giocare in prima squadra. Io non ci ho dormito una notte, ho messo la maglia del Città di Castello perché mi avevano detto ora è arrivato il momento tuo. E l'amore per la maglia, capito? Sì. È un punto d'arrivo. E questo siete riusciti a fare al Borgo. Non era semplice, Claudio, eh? Perché negli ultimi anni, 5 anni di eccellenza per il Borgo, troppi. Però ci siete riusciti, questa è la più grande vittoria. Da lì dovete ripartire, da lì dovete, secondo me, cercare di capire gli errori che avete fatto prima. Tu non c'eri, ma di errori ne sono stati fatti e purtroppo credo siano serviti. Sbaglio, Claudio? No, no, serve sempre. Sono serviti a capire magari... No, no, senz'altro, sugli errori si può cogliere si le opportunità, si può crescere, cogliere l'opportunità per fare cose diverse senza poi ripetere. Tanti, purtroppo, io ho sempre detto, tanti investimenti per fare cosa? 2 retrocessioni e 4 e 3 campionati, purtroppo, ai noi deludenti. Bene, di nuovo grazie, di nuovo complimenti. Grazie. Quando vorrete, ragazze, venite, perché l'audience è... guarda. Sale. È veramente, no? Oggi abbiamo avuto picchi importanti. Bene, Linea Bianconera per questa stagione termina qua, ma noi già dalla prossima cercheremo di, insieme agli amici dirigenti del Borgo, di cercare di capire come portare avanti, anche se non tutte le settimane, ma un appuntamento il mese lo vogliamo fare. Bene, buon proseguimento con i nostri programmi, ci vediamo settimana prossima.